Allora, oggi faccio una stesa un pochino particolare. Voglio usare le mie carte giapponesi che le ho usate pochissimo, forse solo in un'altra stesa. Sono ingombranti, sono grandi. E poi non ci ho ancora fatto confidenza, quindi voglio provare a fare una stesa diversa, ok? Qui non c'è una scelta. Quindi, se vi magari ritorna quello che dico all'inizio con voi, con la vostra storia, con chi siete voi, con quello che vi dico, se siete appunto, se vi rivedete ecco, in quello che dico, continuate a guardare la stesa. E si parla di energie generali, ma spesso si sa, le energie generali toccano più persone, mi è capitato spesso anche da spettatrice, quindi io inizio la lettura, vediamo, non so quante carte verranno fuori, non saranno le solite tre carte, e vediamo che cosa vi voglio dire. Mi vogliono dire. Mimetizzata, ancora un tavolo, e iniziamo. Tanto tiriamo fuori 5 carte invece che le solite tre. Qui c'è un'energia di qualcuno che è molto, molto severa con se stesso. Quando tu guardi quello che hai fatto, quello che è stato nella tua vita, sei molto, ti giudichi, sei il primo giudice di te stesso, di te stessa, e sei anche molto cattivo, cattiva con te. Infatti, forse spesso anche adesso ti dai determinate colpe, se avessi fatto, se avessi detto, perché non ho fatto, perché non ho detto, papparapà. C'è stato un periodo della tua vita che forse ti sei lasciato andare, forse ti sei anche fatto del male, non si capisce se è una storia magari con qualcuno dove tu eri dipendente da questa, più che amore era dipendenza da questa persona e ti sei fatta talmente tanto male, magari la spada è l'energia con cui tu ti sei fatta male, magari una relazione tossica, una relazione dove a vedere tu come sei molto critica, forse ti stai giudicando per la relazione sbagliata che hai avuto in passato, che ti ha fatto veramente tanto male. E ancora spade, ancora pensieri, ancora il fatto di non vedere quando questa cosa magari era finita, cioè tu ti sei continuato, continuata a tartassare di pensieri su tutto ciò che, cioè ti sei data la colpa di tutto ciò che è stato e che ti ha fatto male perché non era una situazione sana. E adesso invece vedo un cambiamento, vedo un voler tornare a piacerti, cioè essere, a sentirti viva, a sentirti viva, a sentirti importante, perché hai proprio un bisogno di rinascita, ecco. Diciamo semplicemente di rivedere quella che sei, la vera te. Però non riesci perché è come se tu stai ancora a tartassarti da questa cosa, veramente è qualcosa che ti ha fatto male, o era una relazione in cui veramente tu hai messo tutto, ma ti ha prosciugato, sembra proprio una cosa del genere. E fai fatica, fai veramente fatica a portare avanti questa situazione. Vediamo un attimo, voglio chiedere che cosa ti consigliano di fare.
quali sono le mosse che ti potrebbero aiutare in questa situazione, cioè che ti potrebbe fare bene, che cosa ti spronano a fare queste cose, che ti può aiutare a stare bene. Vediamo un attimo che cosa può aiutare a stare bene. Sicuramente ok, questo sì, è chiaro, sì, anche qui si parla di scelta. Ci vuole uno specialista, vedi, qui c'è un doppio, una doppia fine, cioè la morte e la torre, ok? E qui c'è un saggio. Se vuoi veramente riuscire ad uscire da questa cosa che ti torna in mente, dove tu ti senti vittima, ti senti, non riesci ad essere la persona, cioè sei ancora succube di questa persona, forse vivevi in simbiosi, vivevi per questa persona. Qui serve uno psicologo, qui serve un medico, qui, per tagliare completamente, distruggere. Questo non è solo cambiare. Quest'altra carta è la distruzione. Di solito è una carta che fa paura, ma qui no, qui indica, proprio è importante questa carta, perché indica dover distruggere completamente i tuoi pensieri, e l'unico modo che hai per farlo è lo psicologo. Lui in questo momento rappresenta un medico che ti faccia uscire da questa dipendenza. Baphomet è simbolo, tu dipendi ancora da questa persona e stai male per questa persona. Questa carta qui significa fare un cambio, usare il libero arbitrio, quindi sta a te scegliere di poter guarire da questa situazione. E l'unico modo per poter cambiare, cioè o stai come stai fino ad ora, come sei stata fino adesso, o l'unico modo che hai per uscire da questa situazione, questa carta dice che è un cambio di visione, un cambio di prospettiva, il tuo libero arbitrio, cioè sta a te, tu hai due strade. La strada che hai fatto fino adesso è quella che ti porterà a risultati simili ad adesso, tali e quali, non ci saranno cambiamenti. Oppure, cioè, io dico, la morte e la torre, l'una vicino all'altra, sono veramente le carte di cambiamento. E la cosa proprio che mi fa riflettere, queste due carte, usare uno specialista. Oggi si pensa allo psicologo, cioè lo psicologo non è più quello dei matti, una volta si pensava a questa cosa qui, lo psicologo spesso ti fa vedere le cose dal punto di vista, in punti di vista che tu neanche riesci ad immaginarti. Tu devi distruggere completamente tutto quello che hai creato fino ad oggi. Quella che hai creato su una relazione che non è sana, qui non mi dice che è sana, quindi devi distruggere la cosa che non è sana, la tua relazione, assolutamente. Qui non si parla mai d'amore, non è uscita una carta di coppe. Le coppe sono le carte dei sentimenti, qui non c'è una carta di coppe, eppure si parla di una storia, quindi ti ho detto tutto. Nulla. Questo è quanto, quindi l'unico modo, non riuscirai ad uscirne da solo o da sola, forse è questo che ti vogliono dire, ma con una persona adatta, che per professione aiuta appunto a scuoterci anche a volte, a scuoterci, a farci vedere prospettive diverse, è l'unico modo per poterne uscire, ok? Quindi buon lavoro su di te, buon lavoro con il tuo marito, io ti saluto. Ah, l'hai messo il like, vero?
se ti è piaciuta la season, ovviamente, ma credo poco, con tutte queste cose che ti ho detto, ma te lo dico e te lo dicono loro sicuramente per il tuo bene, ok? Dai, buon lavoro, ciao!